Benedetto nacque a Norcia, in Umbria, da nobile e ricca famiglia. Siamo circa nel 480-490. Siccome, secondo la famiglia, dovrà diventare importante, viene mandato a Roma a studiare. L'accompagna un'anziana nutrice, Cirilla. Perché te ne vuoi andare da Roma? I tuoi studi hanno dato ottimi risultati. Sei stimato, onorato. Qui c'è solo confusione. Da ogni parte i barbari vengono a Roma. Io cerco la pace. Dove hai intenzione di andare? Non lontano da Roma. Sulle montagne c'è un posto inaccessibile. Si chiama Subiaco. Benedetto si ritirò in preghiera e in penitenza, da solo, in una caverna scavata naturalmente su di una parete a precipizio. Cirilla, ogni tanto, faceva scendere una cesta con qualcosa da mangiare. Ma allora, Benedetto che è sparito da 3 anni, è là e vive in severa penitenza. Sì, è là e vive per il Signore. Mi raccomando, non dite nulla. Mi ha fatto giurare di non rivelare a nessuno. E invece il prete parlò e fu così infervorato nel parlare che tutti andarono a trovare Benedetto. Lo invocarono. Finché l'ormai irriconoscibile giovane nobile di Norcia dovette farsi issare su. Benedetto, facci stare con te perché tu sei maestro di vita. I barbari uccidono e saccheggiano. Vogliamo vivere qui dove c'è la pace. Pregate, preghiamo il Signore affinché ci indichi la via. Bussate, vi sarà aperto. La preghiera sarà il nostro fondamento e la nostra forza. La gente che andò fu tanta e la comunità diventò una piccola città, un monastero dove si lavorava, si pregava, si viveva in maniera autosufficiente. Ora et labora, questo diventò il comandamento per tutti. E anche voi sarete lavoratori, copierete a mano i libri. I barbari bruciano tutto, per essi i libri non sono preziosi. Ma questo non è lavoro manuale, come tu stesso hai prescritto. Anche questo è lavoro. E quelli che verranno, nei secoli, dovranno dire di noi che abbiamo salvato la parola di Dio che è stata scritta e tutto quello che la mente dell'uomo ha prodotto. Dopo Subiaco, Benedetto andò a Cassino. I monasteri si moltiplicarono in tutta Italia. Poi si diffusero anche in altri paesi d'Europa. In un'Europa di disordine e di caos, i monasteri di San Benedetto furono i luoghi in cui si cercava la pace, in cui si salvò un vasto patrimonio di cultura e di vita. Anche la sorella di Benedetto, scolastica, applicando la regola del fratello, creò comunità femminili. Fratello, ho saputo che sei malato. Ti ho voluto fare una visita. Saremo sempre più uniti, scolastica, perché lo saremo presso il nostro Signore Gesù. Vedi, in vita non ci vediamo da molti anni, da quando eravamo bambini a Norcia. Saremo riuniti per sempre, in una felicità che è eterna. Fratello, preghiamo insieme per ringraziare il nostro Signore Gesù.